Parto subito da quello che tutti vogliono sapere. Voi avete anche scritto un libro lo scorso anno dal titolo Che fine hanno fatto i Jalis, ma dove siete? Che fine avete fatto? Ma guarda, la frase che abbiamo scritto su questo libro era perché tutti quanti se lo chiedevano, noi non abbiamo fatto nessuna fine strana, siamo ancora qui, vivi e vegeti, che lavoriamo, che produciamo e soprattutto che ci inseriamo nelle scuole per progetti molto importanti con i ragazzi, con gli alunni di Sì. tutte le età. E quindi li facciamo diventare veri e propri artisti, cantautori, facciamo scrivere loro i testi e artisti noti oppure emergenti che comunque abbiano alle spalle già un qualcosa a livello di scrittura di musica, mettono la musica sui testi di questi ragazzi, Ma quindi che poi poi voi verranno portati in cantate? saggio scolastico. No, 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 non lo cantiamo noi, sono loro i protagonisti in tutto e per tutto, E quindi voi nella gli scrittura fate del da testo e insegnanti, da nell'esecuzione. docenti? Ma noi andiamo nelle scuole, ci divertiamo a parlare con loro, a spiegargli come nasce una Scuole, canzone. licei o scuole di musica? Ti ripeto, no, 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 sono scuole dall'asilo fino alle superiori. Ah, Non ok. è importante che ci sia un indirizzo musicale, anzi, forse è meglio che non ci sia l'indirizzo musicale, perché comunque già quelle che hanno indirizzo musicale già fanno musica in un determinato modo. Ma E scusa, ti chiedo quindi, solo una cosa, dimmi. dove vivete adesso? Siete a Roma? Siete al No, noi nord? siamo su in Veneto, siamo Ah, al nord, siamo in Veneto ok. e viviamo lì dal 99 ormai. Ok, ma E se io credimi, volessi venirvi ascoltare, dove vi trovo in concerto? adesso non ti saprei dire perché non ho le date sotto mano in questo momento, però comunque basta che vai su Facebook, su Jalisse Duo, Jalisse Official, e lì trovi tutta l'informazione per quanto riguarda i nostri concerti e le nostre serate. Intanto siamo qui a Sanremo in questi giorni per promuovere questa iniziativa perché dobbiamo anche ritirare due premi Ah. molto importanti, uno da parte dell'AFI, dell'Associazione Fonografica Italiana, Sì. e l'altro da parte del circuito REA delle 100 radio, Per e sono cosa? Ah, due premi proprio per questo progetto, per questa iniziativa per che questo noi progetto. abbiamo. Ok. Esatto, siccome noi abbiamo firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, e grazie quindi anche a questo protocollo d'intesa, grazie a questa nostra iniziativa, prendiamo appunto questi due premi. Ma senti, visto che hai parlato di Sanremo, cosa ne pensi di questo festival? Beh, finalmente ieri sera si è parlato di musica, Ah. la serata dedicata alle più belle musiche che hanno poi girato il mondo. Finalmente ieri sera c'è stata la protagonista Ma del festival, Celentano cioè la sabato canzone. torna? Ah, non lo Secondo so. te? Ma guarda, se non tornasse sarebbe meglio, cioè Ah, ok. nei conti non E è che ha portato bene, a parte vabbè, gli ascolti, ma gli ascolti non hanno influenza secondo me su questa cosa, perché comunque poi nel momento in cui Celentano se n'è andato gli ascolti sono crollati. Quindi esatto. questo ti fa capire che sì, che non. E le ragazze, le vallette, se la pensi come la Fornero, vengono usate, non vanno bene, cambieresti qualcosa? Bah, senti, io non è che io mi occupo di musica, sinceramente. Poi tutto quello che c'è intorno sono fiumi di parole, come abbiamo sempre detto. Quindi le vallette o non vallette servono a far sì che anche l'uomo vuole la sua parte, come la donna vuole la sua parte, a vedere delle belle donne sul palco. Che poi sappiano o non sappiano parlare, a me non me ne può fregare di meno, te lo posso assicurare, Ok, guarda. senti, visto che Perché noi. guarda, credimi, quando sei lì e sei sul palco, pensi a tutt'altro, sinceramente. A me delle Cosa. cosce di una, delle tette dell'altra non me ne frega niente. E tu cosa pensi quando sei sul palco? Penso a fare una bella esibizione, penso a trasmettere emozioni e penso che sono fortunata a stare su un palco. Senti, ti chiedo E un'ultima perché sono. cosa, Dimmi. perché noi cerchiamo sempre di trovare un po' il luogo comune di ogni evento, di ogni notizia, di qualcosa. E secondo te, Sanremo, se si dice sempre, Sanremo era meglio l'anno scorso. Sanremo era Ma no, meglio l'anno scorso. Sanremo era meglio 14 anni fa, Ah, non era ok. meglio l'anno scorso, cioè ormai non si sa più cosa fare per fare spettacolo, per fare scena. Secondo me Sanremo dovrebbe un attimo tornare un po' alle origini, a quello che veramente è il significato della dicitura stessa, il festival della canzone, della musica italiana. E quindi non è un festival degli artisti o comunque di chi fa spettacolo, ma è il festival della musica, quindi è la canzone, la musica che bisogna portare in alto. Allora, viva la musica. Grazie Alessandra, Viva la ti musica. saluto.
Grazie a te. Grazie okay. mille. Ciao, buona Grazie, giornata, ciao. Buon lavoro. Viva la musica, caro Gabriele. Bene, che non scoop, si sa più che cosa fare per far spettacolo. Pazzesco. La gente si inventa il di grande tutto scoop per farsi di qualunque.